Si a vuoto e Do. Ripetiamo ancora. Do, Re a vuoto, Mi, Fa sotto il Do, Sol, La sotto il Mi, Si. Allora, facciamo vedere, ascoltare, che è Do, sotto c'è il Fa, e Mi, che è prima del Fa, sotto c'è il La. Mentre a vuoto, Fa, Mi e La. Benissimo. Prendiamo per esempio il Fa. Se a noi serve il Fa diesis, andremo qui, magari col mignolo possibilmente. Magari possibilmente con il mignolo, il Fa diesis. Mentre se abbiamo il Mi, che è questo, se ci serve il Mi bemolle andremo dietro. Quindi Mi, Mi bemolle. Ecco, se ci serve il Re diesis, siccome il Re ha vuoto, il Re ha vuoto, questo è il Re, indicalo col dito qual è il Re, questa corda qui, questa è la corda Re, siccome ha vuoto è Re, se non ci serve il Re bemolle usciremo fuori dal manico, fuori dal manico. Allora per non andare fuori dal manico prenderemo il Do diesis, che è Re bemolle, quindi questo è Do, Do diesis, questo è Re bemolle, se ci serve Re bemolle è questo, quindi il Do ce l'abbiamo, il Do diesis ce l'abbiamo e anche Re bemolle, poi il Re è a vuoto, il Mi, Re diesis, mi serve Mi bemolle, Mi, Fa, Fa diesis, Sol, Sol diesis, La, La diesis, Si a vuoto, Do, e poi potrebbe continuare Do diesis, Re, eccetera, eccetera, eccetera. Non so se ora la riepiloghiamo velocemente in discesa e in salita, quindi Do lentamente però. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Si e Do, e poi si va a salire Do, Si, Si a vuoto, La, Sol, Sol, Fa, Mi, Re a vuoto e Do. Questa ripetetela tantissime volte, vi può servire se avete imparato qualcosa di musica, come prima abbiamo spiegato nell'altra cassetta, abbiamo spiegato un po' di musica, un po' di solfeggio, come si legge la musica. Anche qui potete fare dei cantici. Sai accennare qualche cantico da solista, Stefano? Sai qualcosa? No? No. Va bene. E quale? Siamo grazie. Vediamo? Ecco, fa un esempio di cantico solista, così semplice, in una maniera semplice. Siamo per grazia, che abbiamo fatto nella testa. Do, Sol, La, La, Sol, Do, Sol, Fa, Mi, fallo volendo. Fa, La, La, Sol, Sol, Fa diesis, La, La, Sol, Do, Sol, La, La, Sol, Si a vuoto, La, Si a vuoto, Do, Si, La, Fa, Mi, Sol, Mi, Mi, Re, Do. Cioè era Re. Va bene. Non so se questo può bastare, ma certamente se siete interessati cercherete un insegnante più capace della situazione. Se vi accontentate, più che altro con la chitarra si fanno gli accompagnamenti dei cantici. Ora faremo qualche esempio di accompagnamento. Qualcuno che sa a memoria, Stefano? Aiutaci Signore. Aiutaci Signore. Se vi ricordate, chi ha visto l'altra cassetta, abbiamo fatto questo cantico, Aiutaci Signore, e sono l'accordo. Prima facciamo gli accordi. La minore. La minore. Si può prendere qua, si può prendere anche qua, la minore, come preferite. Ma in questo caso come viene qua, perché poi va a scendere nella scala. Quindi la minore, Aiutaci Signore, il ritmo è 4 quarti. Anche se è un 4 quarti, perché ci tengo a dire che... quattro quarti, tre quarti, possono essere leggermente modificati in base alla persona che li esegue.
io l'ho fatto vedere in maniera semplice, ma si possono fare molto più elaborati. Allora, aiutaci Signore in questo giorno, solo aiutaci Signore in questo giorno, fa tutta tu, fai sentire in noi la tua potenza, mi. La capo, aiutaci Signore in questo giorno, solo Signore in questo giorno, fai sentire in noi il tuo fuoco. Ora il coro. Cantaggio le mani, alleluia. La minore e il sole. Cantaggio le mani, alleluia. La minore. Cantaggio le mani, alleluia. Cantaggio le mani, alleluia. Vedete un po', se conoscete il canto, potete ripetere un po' questa melodia. Questi accordi serviranno di aiuto. Ripeto, un'assistenza di presenza sarebbe da preferire, però questo lo facciamo quando siamo impossibilitati ad avere un contatto diretto. Cos'altro potremmo dire? Vorremmo accennare qualcosa a qualcuno che è interessato del basso elettrico, della chitarra basso elettrico. Non abbiamo qui presente il basso, però è molto simile alla chitarra, basta togliere le due corde di sotto. Infatti la chitarra basso ha le corde più grosse, più lunghe, e non ci stanno. Ecco, e allora cosa possiamo dire del basso? Più o meno dovete basarvi su quello che già è stato detto della chitarra. Solo che anziché accompagnare con l'accordo che è fatto da più note, dovreste accompagnare con una semplice nota. Per esempio, anziché suonare l'accordo di Do, come si fa per la chitarra, suona l'accordo di Do, l'accordo di Do. Ecco, per prendere l'accordo di Do è più difficile, che si deve prendere tanto. Quindi scusate le interruzioni, quindi non sappiamo esattamente dove abbiamo lasciato il punto, per voi è quasi continua la lezione, ma noi abbiamo dovuto fare delle interruzioni per motivi tecnici. E stavamo dicendo che sempre per coloro che sono interessati potrebbero imparare il basso. Non abbiamo adesso il basso, noi abbiamo la chitarra e basta ignorare le prime due corde di sotto, il mi e il si, restano il sol, il re, il la e il mi. Queste sono le corde che ha la chitarra basso, vedete che sono molto più grosse, più lunghe, e suonare il basso è semplicissimo rispetto alla chitarra, alla tastiera, ad altri strumenti, ed è uno strumento che dà grande soddisfazione ed è molto bello, molto utile, però dopo la chitarra e la tastiera, perché se sono solamente un basso non dice niente, ma se il basso è aggiunto a una tastiera o a una chitarra o a qualche altro strumento, è uno strumento veramente bello per chi lo sa apprezzare. Ora Stefano ci farà qualche esempio di giro. Per esempio, noi conosciamo nella chitarra il giro di Do, che sarebbe Do, La minore, Do, La minore, Re minore e Sol settima. Ecco, se la chitarra fa così, il basso farà invece Do, La, Re, Sol. Notate che dico Do, La, non La minore, infatti il basso non ha il minore, ha La, Do, Re, non Do minore, La minore, Re minore, eccetera, almeno per il momento. Poi in seguito possiamo vedere se c'è qualcosa che distingue il maggiore dal minore. Allora, impariamo le note. Ripeto, il Do, la nota Do è familiare, che sarebbe questa. Familiare perché l'abbiamo visto nella chitarra come la scala. Avvicinatevi un po' vicino alla tastiera,
Quindi nella scala Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do abbiamo visto questo Do. E anche nell'accordo di Do della chitarra abbiamo visto questo Do, quindi ci è familiare. Questo Do, guardatelo bene perché è importantissimo. Questo Do, sotto il Do c'è il Fa, ecco, poi c'è il Do di nuovo e sopra c'è il Sol. Quindi abbiamo queste tre note che rappresentano tre accordi che noi possiamo fare tutta una serie di canzoni o di canti. Ora facciamo qualche esempio. Se con l'accordo della chitarra faremo Non c'è Dio grande come te, il canto che l'altra volta abbiamo accennato con la chitarra, proviamo con gli accordi della chitarra un cantico con il Re, con il Do, facciamolo con il Do. Non c'è Dio grande come te, sei Do, poi Sol, no non c'è Sol, no non c'è, eccetera eccetera, poi nel coro vai in Fa, non c'è chi può fare le cose Do, Sol come quelle che fai tu, Fa, non c'è chi può fare le cose Sol come quelle che fai tu, eccetera eccetera. Ora vediamo il basso come fa lo stesso cantico, facciamolo semplice intanto. Facciamo semplice, poi in seguito impariamo qualche tecnica un po' più complessa per coloro che vogliono imparare. Quindi non c'è Dio grande come te, no non c'è Sol, no non c'è Do, si ripete, non c'è Dio grande come te, no non c'è, no non c'è, ora fa, non c'è chi può far le cose come quelle che fai tu, non c'è chi può far le cose come quelle che fai tu. Vedete queste tre semplici note che abbiamo fatto? Tutto questo è il passo, più potremmo dire qualche altra cosa che diremo lungo questo corso accelerato di basso. Un particolare lo anticipiamo adesso, il settima, che nella chitarra abbiamo visto più o meno che cos'è. Il settima qui ce l'abbiamo, per esempio questo è Do, la nota di Do. Il settima di Do è due semitoni indietro, questo qua, che sarebbe Si bemolle. Comunque, indipendentemente dal fatto di come si chiama, se si chiama Si bemolle, ricordiamoci sempre che se noi ci interessa il settima di questa nota qui, che è il Do, basta andare due semitoni indietro, anche se non ci ricordiamo che nota è. Per esempio sotto c'è il Fa, il settima di Fa, due semitoni indietro, eccetera. Per esempio il Sol sopra, il settima di Sol e due semitoni indietro. Perché ci interessa questo settima? Perché ora, rivedendo questo canto che abbiamo fatto poco fa, facciamo un esempio di questo settima, quando è che ci serve. Ripetiamo Non c'è Dio grande come te. Allora, non c'è Dio grande come te, no non c'è, no non c'è, e poi si ripete, non c'è Dio grande come te, no non c'è, no non c'è. Ora si dovrebbe, ecco, andare in Fa. Allora, prima di andare in Fa si passa dalla settima, come ha fatto Stefano, e quindi non c'è chi può fare le cose come quelle che fai tu, settima, non c'è chi può fare le cose come quelle che fai tu. Poi alla fine si fa il cosiddetto finale, che si può fare o un colpo di Sol, oppure un colpo di Fa, un colpo di Do. Quindi ora facciamo il finale e fa la prova, Stefano. Come quelle che fai tu, oppure come quelle che fai tu. Ecco, questo finale si fa, se vi ricordate, anche con la chitarra. Quindi dopo che uno ha terminato in Do, come Sol, Sol, come quelle che fai tu, Fa e Do, finale, se lo volete fare naturalmente.
Quindi diremo, diciamo qualche altra cosina del basso. Se il canto che abbiamo fatto, anziché farlo in Do, che sarebbe questo, lo faremo in Re, avete seguito? Quindi questo è Do, Do diesis, Re. Per fare questo stesso canto però in Re, quindi viene più alto, faremo Re, poi prenderemo la nota di sopra, poi vedremo che nota è, poi di nuovo Re e poi la nota di sotto, vediamo che nota è. Intanto facciamo il canto. Non c'è Dio grande come te, no non c'è, no non c'è, e si ripete, non c'è Dio grande come te, al cielo non c'è, no non c'è, settima, non c'è chi può far le cose come quelle che fai tu, settima, non c'è chi può far le cose come quelle che fai tu, e poi c'è il corno per potenza eccetera eccetera. Allora abbiamo detto in re e se andiamo indietro vediamo il do, che sotto c'era il fa. Se questo è il fa, mentre prendevamo do, fa fa diesis, questo che cos'è? Sol, sol, quindi in re ci va il re, sotto ci va il sol, e re, e sopra ci va il la, infatti sopra la avevamo sol, sol diesis, la, questo è il la, quindi basta uno memorizzare dove sta il do, per prendere poi il fa sotto e il sol sopra il do. Se dobbiamo suonare in re, questo è il re, sotto abbiamo il sol, questo è il re, e sopra abbiamo il la. Ecco, già conosciamo ben sei note che ci dovrebbero essere familiari. E se questo, anziché re, sarà mi, ecco, possiamo farlo qua. Facciamo un esempio veloce. Non c'è, non c'è di, non c'è di, no, no, aspettate, vediamo la melodia giusta. Non c'è di, no, 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 non c'è di, io grande come te, no, non c'è, no, non c'è. Ascoltate, da qui in poi facciamo qualche tecnica, perché questo è basso semplice. Se per esempio Stefano lo vuole fare un po' più complesso, diciamo, lo studio del basso, o il suonare il basso, anziché fare il semplice mi, sarebbe questa la nota principale, farà il mi più la nota di sopra alternata, quindi la nota di sopra serve solo come alternativa. C'è Dio grande come te, sentite che io faccio l'accento sul mi, no non c'è, ora dovrebbe fare la nota di sopra e poi ce ne vorrebbe una ancora più sopra per farla alternata. E allora cosa si fa in questo caso? Ritorniamo al do, che ci, così ci viene più facile capirlo. Allora questo è do, questo è do, questo è do, questo è do, quindi come nota alternata noi prendiamo il sol, ma poi a un certo punto quando ci serve il sol per fare la nota alternata dobbiamo andare ancora più sopra e non abbiamo una un'altra nota per farlo alternare. Allora questo sol lo prenderemo dopo il fa, questo è fa, questo è fa, questo è fa e questo è sol, quindi quando ci serve il sol prenderemo questo sol, sol, in modo da farlo alternato, in modo da alternare la nota di sopra. Allora, una piccola interruzione, altra abbiamo fatto, e riprendiamo dicendo che do, facciamo sempre l'esempio di do perché ci è più familiare, non peraltro. Facciamo sempre il solito cantico per adesso, quindi
dicevamo, della nota alternata, anziché utilizzare il sol quando ci serve, siccome abbiamo bisogno di un'altra nota sopra per come nota alternata, il sol lo prendiamo qua e sopra, che non sappiamo che nota è, se non lo vogliamo sapere, comunque è re, e lo prenderemo come nota alternata. Facciamo l'esempio, quindi di nuovo: non c'è Dio grande come te, no, non c'è, no, non c'è, non c'è Dio grande come te. Lo faccio marcato, sapete perché? No, non c'è, per indicare che quella è la nota che ci interessa. Non c'è, adesso siamo in fa, e quindi, no, in fa, c'è, quindi è fa, e la nota alternata diventa quella di solo, quindi do. Non c'è chi può fare le cose come quelle che fai tu, non c'è chi può fare le cose come quelle che fai tu. Più o meno è questa è una delle tante tecniche che vedremo, almeno che noi